scolastica, questo governo ne ha messo soltanto poche briciole, perché quello che è stato messo non sono altro che i fondi che sono stati stanziati dai governi precedenti, a cominciare dagli ultimi fondi che sono stati stanziati al governo Letta, Onorevole Gigli, gentilmente, sono grazie. solamente, e vorrei anche che l'onorevole, che il sottosegretario Farone mi ascoltasse, che non sono soltanto le briciole, e sono soltanto dei fondi spot, quando quello che ci vuole per risolvere il problema dell'edilizia scolastica nel nostro paese sono fondi strutturali che noi abbiamo trovato, che abbiamo portato, anche che abbiamo messo in gioco perché abbiamo portato la nostra proposta di legge e che è stata totalmente ignorata da questo governo sordo. Grazie. A titolo personale, l'onorevole Vacca. Allora abbiamo interpretato male, come non detto. A titolo personale, l'onorevole Rampi. Presidente, perché è vero, molti di noi hanno fatto delle battaglie in passato per la scuola e molti di noi sono convinti, coerentemente con quelle battaglie che hanno fatto, ad esempio a sostegno della scuola dell'autonomia di Luigi Berlinguer, di star realizzando oggi un pezzo di quel provvedimento. Però molti di noi hanno fatto anche con alcuni colleghi delle battaglie per la tutela in particolare delle donne. E il termine prostituzione politica, per chi ha fatto quelle battaglie, è un termine che davvero non avrei voluto sentire in quest'Aula pronunciato dalla sinistra di quest'Aula, perché lo trovo vergognoso. Si può argomentare in tanti modi le proprie Onorevole opinioni, Ottavio, la richiamo bisogna all'ordine per la sempre prima volta. farlo nel rispetto degli altri. E poi Grazie, vogliamo parlare. grazie. È iscritto a parlare a titolo personale l'onorevole Caso. Grazie Presidente. È interessante ascoltare le parole del PD quando si tratta di soldi e di risorse pubbliche. Quando parliamo di scuola c'è la crisi. C'è la crisi, si parla sempre di crisi, e come se poi questa crisi non fosse causata dalle scelte scellerate prese da questo governo anche qui dentro, come se la crisi non fosse causata dalla sottomissione alle scelte prese in Europa, a cui noi sempre sottostiamo. Bene, però ricordiamo anche altre cose, che la crisi non c'è, ad esempio, nel decreto in materia fallimentare che in questo momento si discuterà prossimamente, in cui, grazie a un articolo, le banche avranno uno sconto fiscale sulla deducibilità delle perdite che può arrivare a 7 miliardi di euro l'anno. Beh, per le banche 7 miliardi di Concluda. euro l'anno ci sono, per la scuola no. Grazie, Grazie a lei. grazie. A titolo personale l'onorevole Melilla. Grazie Presidente. La realtà, al di là